dico a Pippo e dico a Gianni e dico a Pippo, ringraziandolo molto di questa opportunità, tante cose appartengono a un universo comune, sentimentale e persino lessicale. Non è più sufficiente questo. Noi abbiamo bisogno di rimettere insieme reti di sinistra, indipendentemente dalla collocazione nei diversi partiti. Pippo e Gianni, io vorrei fare delle cose insieme a voi. E insieme. Quindi nella sinistra dell'identitarismo isterico e ortodosso, nella sinistra della resa e dell'omologazione. Credo che in questa ricerca c'è spazio per fare delle cose insieme. Abbiamo bisogno di costruire un'agenda di lotte. Perché io vivo in un posto che poi ha delle conseguenze sulla vostra di vita, nel quale mi sento ripetere che non ci sono alternative, che lo schema è quello, che se non fate così è finita la legislatura. È così. O me o il Senato è forte, perché Spinoza commenta e dice davvero si può scegliere, carino. No? Però è tutto un ricatto, è tutto una mossa definitiva, no? L'alibi e la ragione più forte che ha Matteo Renzi è l'assoluta latitanza di tutti. Cioè il PD, a parte pochissimi, ha accettato l'inaccettabile, no? Noi non siamo arrivati in aula al Senato sul bicameralismo, alla Camera sull'Italicum, con lo stesso progetto con cui si era partiti, quindi un margine di discussione vi è stato. Ancora insufficiente? Sì, ancora insufficiente. Noi insistiamo perché quando un partito discute è vivo, è vitale. Quando un partito, a partire dai suoi rappresentanti nelle istituzioni, si limita ad eseguire o ad obbedire, perde molta della sua vitalità e anche della sua identità. E quindi insisteremo su questo punto.